Salve, benvenuti in questa edizione speciale di... come si chiama questo TG? Dammi un suggerimento. La Kyoto Line. Siamo in diretta dalla Kyoto Line, dove succede che praticamente qui i giapponesi hanno questa abitudine di mangiare i bambini. E noi siamo venuti qua a testimoniare il fatto. Questi sono fatti assolutamente veri e tutt'altro che fittizi. Grazie lì nello studio. Dov'è che siamo? Giappone. No, vabbè, il luogo. Come si chiama? Tu non ci sei. Nishiko. Siamo a... non è vero, dove siamo, Andre? Nishiko. Ok, un locale del posto ci suggerisce che siamo al mercato di Nishiko. E adesso parleremo con una locale del luogo che ovviamente non parla la nostra lingua e ci aiuterà a capire dove o cosa visitare, cosa assaggiare in questo luogo di grandi meraviglie. Prego. Konnichiwa. Io farei il challenge con te. No, aspetta, così sono ampiamente politicamente scorretto con loro che passano. E tu volere fare sfida? Tu avevi il coraggio? Io essere pieno di coraggio. Allora io volere far mangiare a te una cosa carina, venile. No. Venile con me. Allora, noi dobbiamo adesso assaggiare qualcosa di estremamente potente. Dicono essere la challenge del luogo. Un polipo, io lo mangio il polipo. Eat now, ok. Però me lo deve regalare lei il locale del posto. A me regali del sashimi di salmone. Secondo me però, se vinco la sfida dovrei vincere qualcos'altro. Sì, che ti ho pagato il polipo. Se non mi piace il polipo. Arrivato Vasemas. Come fai a mangiarlo? È così tutto carino. Tutto in bocca. No, non mangiarlo. No, comunque cambia idea, non mangiarlo. Mangiamo. Guarda qua, vieni qua, devi vedere. Guarda. Guarda molto vicino. Guarda. Com'è? Di marca? Che schifo. O non di marca? Marca, no marca. È il secondo. Di marca questo. Spengo. È ripieno di qualcosa che fa cagare. Spengo. Spengo. Prova. Mando la linea all'inviato speciale, come si chiama? Wasabi Man. L'inviato speciale Wasabi Man, linea a lei. Wasabi Man. Sì, vi sento. Wasabi Man, cosa ci mostra oggi? Sì, siamo qua nel... siamo qua nell'incantevole città di Giappone per portarvi nel viaggio mistico del wasabi. Questa è una macchina tradizionale del periodo ottocentesco con cui, vedete, macinano con cura la polvere di wasabi e con cui poi con degli additivi e dell'acqua andremo a creare il vero wasabi che mettiamo sulle pietanze, ecco. Ma adesso lei assaggerà qualcosa? Sì, assaggeremo perché la produzione ci ha offerto un budget e quindi vedremo cosa mangiare del wasabi. Prego, andiamo. Biscottino, però questo. Sembra molto cheap e molto schifoso. È un toccone di wasabi. Aspettatemi qui, facciamo la ripresa con la tipa. Cioè? Prepara i soldi che faccio. Siamo qui con... No, faccio finta di intervistare anche se non vuole. La figura di merda può accompagnare solo. Ohio, cos'hai ma... Sì, studio, adesso stiamo acquistando con quella del posto. Cosa dichiara? Sì. Hi. Ecco. Vedete come sono bravi? E ha qualcosa da dichiarare? Ah sì, questa è una famosa macumba con cui con i soldi decidono il tuo destino. Arigato gozaimasu. Signor Wasabi Man, è pronto per l'assaggio? Sono qui. Sì, siamo pronti all'assaggio finalmente del nostro. Siamo pronti finalmente all'assaggio del nostro wasabi e quindi procediamo. Prego, tengo un attimo.
Quanto ha speso la produzione? 1,50 euro. Ah, un unico, è tipo un ringo di wasabi. Mannaia miseria. È una bruschettona di wasabi. Allora, produzione, siamo pronti. Mi ricevete, siete, ricevete le immagini? Sì. Sì, le ricevono. Quindi possiamo procedere. Possiamo procedere. Ma siamo sicuri che era del wasabi? No. Ok. Cos'è? Allora, potremmo aver sbagliato tutto il servizio, però è buono. Quindi approvato. Approvato. Linea allo studio. Signora Sabrina, cosa ne pensa lei del video di Peo? Penso che Peo sia un'ottima squadra, abbia giocato bene e l'anno prossimo possiamo fare meglio. E lei cosa ne pensa invece di questo negozio? Che è il negozio? Penso che sia un ottimo giocatore e l'anno prossimo possiamo andare in squadra migliore. Ok, signor Ricky. Vuole dire qualcosa? Signor Ricky, lei vuole aggiungere qualcosa? Assolutamente sì! Ok? Penso che Ricky sia il giocatore di me. Ok, lo studio ha trovato un'altra persona da inviare in un negozio molto famoso di ombrelli. Signor Wasabi Man, ce lo presenti? La mia corrispondente dal Giappone, la signorina Ombrellon. Buongiorno a tutti, qui dietro alle mie spalle c'è il più famoso negozio di ombrelli che potete trovare in tutta la nostra isola. L'isola è un pezzo di terra che è circondata dall'acqua da tutto il perimetro. E dietro di me il negozio di ombrelli di ogni forma, di ogni colore, è molto vario, come potete vedere ci sono sia piccoli che si possono chiudere, sia grandi, sia trasparenti, perché ricordo che l'ombrello trasparente in Giappone è molto molto usato. Linea allo studio, grazie. Sì, pronto, parlo con studio? Sì. Ciao studio, allora dunque, oggi dobbiamo assaggiare un'altra pietanza molto famosa qui in Giappone. Come si chiama questa pietanza? Stronzon. La possiamo inquadrare perché non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia. Eppure l'andremo ad assaggiare. E adesso? L'andrò ad assaggiare. Passerò la linea al mio collega fidato. Come si chiama? Stronzon. Ma stronzone è quello che mangiamo? Stronzones. Sì, siamo qua sul luogo. Tieni bene il microfono. Siamo qua sul luogo dove ci stanno preparando una serie di stronzon, perché non è solo uno, sono almeno 5. Vediamo come il local si fa capire. Ah, sono cetrioli rattrappiti. Sono Sabrina, cosa sono? Chukam. Lo stronzon sono cetrioli legati per l'estremità e rattrappiti in un mare di diarrea. Sofferenza. E diarrea. La nostra inviata estera sta pagando 5 euro lo stronzon. Oh my god, quanti stronzi. Voglio una tipa che compra gli stronzon. Brutto stronzo, mangi stronzon. È il mio compleanno, tutti stronzi. Ma signorita, perché mangi stronzi? Mentre arriva l'inviato speciale, che è il video nel video, volevo dire che ho comprato Peo, ho speso la modica cifra di 4 euro e mezzo per comprare i famosissimi stronzones. Stronzon. Che sono dei. Sono dei cetrioli. Perché. Ve l'abbiamo chiamato fino adesso in un certo modo per un motivo valido. Infila la mano, allora. No, raga, san di aceto, per me sono solo. No, ci stanno guardando tutti. Ci stanno perché guardando la gente tutti. Ci guarda male? No, no, non me lo dare così. Ok. Mi piace la Com'è? No, ma a me non mi, l'odore non mi sa di schifoso. Sembra un cetriolino, un cetriolone. Raga, voglio assaggiarlo. Ma perché è viola dentro? Non lo faccio. È piccante. Fallo. No, dai, dimmi. No, io assaggio se tu mi spieghi. Buono. Ah, se lo assaggio io assaggiate tutti, No, è più, che è mon Dio. No, però quello non è assaggiare. Why are we still here? Just to suffer. Casa mia. Come no?
Com'è, com'è? Buono, assaggiatelo! Every night. Vuoi assaggiare? No, no, ingoia. Buono. L'ho comprato per te. No, l'ho comprato per te e ora te lo mangi. E andiamo, amico. I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost. The comrades I've lost. Raga, terribile. Mi è andato giù, signori. Delizioso, voto 10. Andiamo. Wagyu? Giuseppe. Sì, ci colleghiamo adesso col mister Ventaglion. Salve studio. Salve mister Ventaglion. Dov'è? Dove si trova? Cosa ci può raccontare? Sì, sono qua in Giappone, nella città di Giappone, perché siamo nel più rinomato negozio di ventagli tradizionali giapponesi. Come potete vedere ne abbiamo una vasta gamma e ognuno ha una funzione specifica. Per esempio, prego, come questo con la rosa, e è profumato, aromatizzato alla rosa perché serve per portare aria nelle parti intime delle persone molto forbite, perché nella cultura cinese i ventagli vengono usati solo dalle persone colte. Grazie Lina allo studio.